No, fa male anche a me se il filo di ferro. Lasciamo stare. Cioè, magari è anche contaminata e tutto il resto. Sì. Io non voglio rischiare così tanto, lasciamo Ma è stare. anche avvelenata in teoria, perché io sperimento i miei veleni su di lei. Però è resistente, a quanto pare. Eh sì, perché li sperimento bene i veleni. Cioè, non è che faccio solo il veleno, faccio anche l'antidoto. Il problema è quando poi l'antidoto non funziona. Giusto, gli elfi qui sono immuni al veleno o... Non mi pare. Peccato. Voi siete immuni ai parassiti, però. Siete Davvero? immortali, quindi non avete parassiti. C'era scritto nel background. E i goblin sono velenosi. Ok, penso che io abbia bisogno di parassiti per essere un goblin. Come fai a essere ancora vivo? Cioè, Ciao, nel mi faccio manuale dicono che domande. non avete parassiti, quindi potete vivere in eterno. Quindi dopo è scontato che siano parassiti che vi uccidano. Cioè, tipo i pidocchi forse potete averci. Sì, ma non... O le zecche, non so se le zecche uccidono. Io mi raso al zero direttamente. Ok. Quando arriviamo gli tiro i capelli a lei per fermarlo. E Non siete vedi. ancora esattamente nella zona centrale della steppa dell'Aurora, ma ne vedete i fuochi. Vi trovate però sul tragitto con un accampamento di orchi zanne nere, di circa 50 individui. Vedete anche qualche elfo corrotto in giro, però nient'altro. Elfi corrotti. Allora, ti pago per proteggermi, non Va bene. ricordami. Adesso, Ti pago per proteggerci, ricordatelo, chi è in all'interazione caso più qualcuno mi alta? voglia uccidere. Ricorda, finché insieme agli orchi ci sarà un altro orco, voi non succederà un bel niente. Ok, Ah, meglio così. speriamo bene. Quindi possiamo fare quel cazzo che vogliamo. Perché non ho voglia di vedere No! questo personaggio? Invece, l'hai appena detto. A vostro rischio e pericolo, teste vuote. Ma, Ok, stiamo arrivando quindi. Siete lì. Ok. Io lo faccio perché il mio personaggio vuole morire a quanto pare. Aspetta un Il mio attimo. personaggio sale sopra la sua portantina, si gira davanti, alza le braccia e dice: Gioite tutti! Zoli che è arrivato! Thanos, Vai, mamma girami mia. l'interazione. No, interazione zero! Giusto, Aiuto! è quello che ha l'interazione più alta. Sì, Posso lo usare fortuna? Eroismo? Non c'è da dire eroismo, è. Hai vero? un punto eroismo, sì. Però se avete notato non avete le anime. Ho un punto eroismo Ma è vero. interessante, potrei Ah, e impiegarlo una cosa, comunque. per questa campagna non utilizziamo la meccanica dell'errore, quindi quello ignoratelo. Così, Cosa? Oh, gioite, ok. poiché Poiché ora ah, siete ok. uniti nella morte. Utilizzo il dato eroismo. Sul serio? Verrò ucciso in caso non lo Tu ti baci. hai fatto cagare. Non te lo dico, però sul Hai serio? fatto due? Dio. No, dai, non Al limite oh, non cazzo usa i la tuoi. Ok, tutti ti guardano malissimo e i bambini orchi ti lanciano i sassi. Che cosa fai? Scendi o stai lì a prenderti i sassi? No, io mi faccio tutta la piazza così aperto, con braccia aperte. Poi dammi te li becchi tutti. Madonna, Cersei a sto Se si punto. sposta, Sì, capisco. Ok, È come camminando se nella fossi il nuovo vergogna. messia, letteralmente. Vabbè, Ok, divertiti. vieni abbattuto, segnati una ferita. Cosa? Cade a terra. Se sei coglione è colpa tua. Aspetta, È il personaggio, mi dispiace, dov'è? non è possibile. Capisco cosa si prova, uccidiamoli tutti. Ok, Aspetta, non intervengo ancora. io prima Non che sto ancora. coglione faccia altre Ok, cazzate. grazie, orco zanne Cercano di... Arriva dei guocchi per guadagnarmi un po' di Avevo più. detto che l'avrei fatta sta una puttanata prima o poi. Io, Uruk, io sono Uruk. Sai, noi siamo un po' animaleschi. Da che tribù, Uruk? Orchi neri, come voi. Sì, ma da quale tribù? Sì, siete... Cioè, Non da quale razza, quale tribù. lo so, lo so. Ma sei nero, credo che si capisca che sei orco nero. Non sia mai. Ok, Già, insomma. le zanne sono nere, non Ah, è giusto. Solo le Ah, è zanne. vero. Ah, Ma sì, scusa, lui zanne è nere, verde. è vero. È Io sono di verde o colore marroncino. verde. Come Dio, quelli Dio è di verde. Non lo Warcraft. sapevo. Gli archi di Ah, o Warcraft, sì. marroncino o verde. Non lo penso della cosa. Proprio uno a caso. Ok. Niente, beh. Cazzi a mani. No, No, per favore. deve essere un oggetto, qualcosa. Ok,
o un epiteto anche. Maglio da guerra? Oppure... la tribù maglio da guerra, oppure la tribù asciata battaglia, la tribù... la tribù cavallo rampante. Che fantasia da schifo. I nomi non sono molto meglio. No, infatti. Tribù Megatron. No, chiamala Megatron, dai. No, no, non ha senso. La tribù Decepticon. Non ha senso neanche. Non hanno senso. Non parlo neanche per quello la tribù Brass Grafite. Che bello non avere nessun background. Lo so, teschio di fuoco. Perfetto. Madonna. Sì. Infatti sulla alabarda ho pensato, cioè, hai presente tipo quelle degli indiani che hanno sui i teschi, quelli attaccati sopra alle armi. Sì. Ok. Tipo come ornamento. Teschio di fuoco? Credevo che fosse una tribù di orchi rossi. Lo era. Ah, non importa. Io sono un Batruk delle zanne nere velenose, la nostra tribù. Che cosa cercate, viaggiatori? Io... prima che questo... essere... non ti porta rispetto. Sono un orco. By the way, Batruk è diverso dagli altri orchi. Gli altri orchi hanno praticamente un poncho come vestito. Questo qui indossa anche un mantello, ha con sé un bastone ornato con varie ossa, eccetera. È palesemente uno sciamano. Oh, ok. Ha varie fiaschette legate sui vestiti, cinture varie, e non gli si vede la fronte, appunto, perché ha sempre questo cappuccio. Io sono qui per ristabilire l'ordine. Sono... Che cazzo vuol dire? Beh, visto che voglio fare la guardia, che cazzo dovrei dire? Tiro fuori il mantello. Sono pronto. Ok, forse l'ho detta male. Sì. No, non l'hai detta proprio, quello è il problema. È strano fare i cattivi, ok? È strano. Ma fino a non avete fatto fino a 5 secondi fa eravamo d'accordo sul fatto che stavano cercando lavoro come appunto, assassini. Sì, ma fino a 5 secondi fa te non avevi fatto Dio è arrivato in te. È stata divertente come entrata, però. Ti sei beccato un sasso, ma... Sì, tra l'altro io mi sto alzando in questo momento, sto dicendo all'elfa di tirarmi su, e quando mi alzo su me la prendo con lei. Beh... Perché mi hai fatto cadere? Se davvero vuoi ristabilire l'ordine, ristabiliscilo nel tuo gruppo, Uruk. La cappa nera non è molto ben vista, soprattutto se sproloquia in quel suo modo. Quella non è del nostro gruppo. Non mi interessa. Il tuo gruppo è abbastanza cacofonico, Uruk. Cacofonico è un gran bel Pokémon. Sono solo stato assoldato da questi. Non li conosco. Fai il tuo dovere e tieni la guardia, dice guardando al tuo abbigliamento. Ma non è il primo personaggio di Ema, mi sa che prende le distanze dai nostri personaggi. Penso tutti i personaggi di Ema prendono le distanze dai nostri. No, aspetta, non è vero. Non importa, andiamo avanti. Ma non importa. Mi allungo. Magia gialla. Quello che si fa i cazzi suoi è lui. Cosa? Io mi sto distaccando da lui perché sta facendo niente. Comunque, faccio anche giusto. Prima, perché secondo me non avete ancora capito, quello che ho preparato per oggi, guardando quello che non ho preparato moltissimo perché è proprio qua, non è proprio per un cazzo sufficiente per 3 ore, quindi avete tutto il tempo di fare le vostre cose, non date per scontato che ci sia da correre. Questa campagna sarà molto più importata sul farvi giocare. Quindi, anche se adesso state facendo abbastanza schifo a giocare di ruolo, abituatevi. Ci vuole tempo. Ok. Per immergersi. Appena abbiamo un pochino più di materiale, va bene. Sì, perché adesso è un po' poco. Adesso è un po' poco, sì. Però credetemi, o così o vi dovevate leggere 80 pagine. Vabbè. No, dai. E poi è bello improvvisare, dai. Io sono Redf, un elfo glaciale che sta con questi idioti qua. Ho notato. Sì. Diciamo che è un po' insolito conoscere sciamani o altre persone che conoscono la magia. Tu in cosa sei specializzato? Beh, io sono uno sciamano, quindi mi specializzo nell'arte sciamanica.
principalmente nei